del perché di certi gesti o di perché di alcune cose, anche con esempi che si avvicinano magari al mondo del bambino o del ragazzo. Quindi non lo so, qui ci sono delle regole, la regola è che i cuccioli non possono parlare, proprio come avviene, come ci sono delle regole anche. Avete spiegato il motivo per cui si stava creando quella situazione, no? Cioè avreste utilizzato le parole, diciamo, per allentare un po' anche quella situazione che si stava Esatto, creando. magari cercare di spiegare ulteriormente a chi non aveva, poteva essere benissimo, non ho capito bene come funziona, cioè la regola non è passata, non c'è stata. Quindi chiarificare ulteriormente questa regola poteva essere una soluzione per poi Questo evitare. è un punto che ci possiamo prendere, ma interessante, nel senso che noi diamo per scontato a volte che i bambini abbiano capito quello che stiamo chiedendo, no? Il famoso comando, e anche che le regole le capacità di ascolto che è minima, e anche quando diamo l'impressione che stiano a sentire, a volte stanno completamente assorti su altro, hanno altri pensieri. E quindi questa strategia di ridefinire, di elaborare, ripetere, usare più parole, allargare il discorso in alcune situazioni può essere senza esagerare, perché poi questo è uno strumento del quale non dobbiamo abusare, sento che i bambini hanno anche una, appunto, capacità di attenzione abbastanza limitata, i maschi soprattutto, no? Quindi bisogna sempre essere piuttosto asciutti, no? Quindi non usare troppe parole, questo soprattutto per le femmine. Che tendono a utilizzare più parole, no? La comunicazione al maschile è sempre un po' più netta, prevede sempre, come dire, dei concetti più immediati, in modo più immediato, no? Le donne in genere tendono a utilizzare un maggior numero di parole e qualche volta rispondono a delle ripetitive, per cui questo è importante, ma sempre, come dire, in modo molto preciso e chiedi, no? Senza abusare, ecco, di questo strumento. No, voglio dire una cosa rispetto a alcune, in merito a questo, però io da poche esperienze, anche dalla, diciamo, dalla teoria che mi sono letto quest'estate quando so di fatto di dover fare a guerra, noi abbiamo forse uno strumento che c'è in questo, che sono le parole maestre, perché diciamo, ecco, abbiamo quelle frasette che loro hanno sentito nei racconti, di cui loro sanno il significato, che ripetute in maniera breve richiamano immediatamente alla regola. Quindi questo forse, come diceva lei prima, nel senso, il nostro, non dobbiamo snaturare il nostro metodo per andare incontro alle situazioni, ma il metodo ci dà gli strumenti per riuscire in alcune situazioni. Io, ecco, mi ricordo che anche l'anno scorso, no, quando si parte per fare un'attività in cui loro devono stare molto attenti, no? Orecchie dritte, occhi aperti, lo ripeti ogni volta che c'è qualcuno che appunto si distrae, non stai lì a chiamarlo per nome, no? Ma ripeti la parola maestra, per cui la seconda volta che la ripeti, anche quello che sta distratto si rende conto che è per lui, anche se non l'hai detto di persona. Quindi, ecco, in questo penso che sia importante che noi non andiamo a cercare, come diceva lei prima, di altro che non si, che non faccia parte del metodo. Questa è un'ottima strategia, no? Allora, per i bambini che hanno difficoltà il richiamo continuo è qualcosa che non si sperimenta da tutti, non funziona, non può funzionare, no? E utilizzare una frase, no? Nota, conosciuta, che può essere diretta a tutti, e questo
quindi non passa come richiamo individuale che puoi evitare, no, ulteriormente. Qualche volta voi vi muovete anche molto, no? Siete statici, sempre seduti, vi alzate, eccetera. Qualche volta, per esempio, con i bambini che sono in difficoltà funziona il contatto. Nel senso, piuttosto che andarli a richiamare, magari ci si mette vicino, si tocca la spalla, no? Gli si fa capire che siamo lì anche per lui o per lei in particolare, o per tutti gli altri, no? Quindi è come dire, c'è un contatto, una relazione tra me e te, sono qui per te, ti sto vicino e ti aiuto, magari rimanere vicino a lui per qualche secondo, no? Lo fa sentire un po' contenuto qualche volta. E no, stavo pensando a quello che dicevi tu prima, no? Ce l'ho preso e l'ho portato, no? Che reazione ha avuto il bambino? Si è lasciato portare. Quindi qualche volta, no? Ovviamente dovete essere sempre molto attenti nel fare queste cose, però qualche volta il contatto fisico fa sentire, ecco, il contenimento, cioè fa sentire che lì c'è un adulto che sostiene, che regge. C'è un adulto che non si spaventa, per esempio, perché i bambini così particolari e così in difficoltà, dei vissuti, no? Come quelli di cui avete parlato, sono vissuti veramente molto impegnativi dal punto di vista emotivo, e sono spesso bambini a cui mancano delle figure adulte di riferimento. Quindi che sentano che l'adulto è lì, è vicino a loro anche fisicamente, e soprattutto non si spaventa, non ha paura di quello che sta per succedere o che può succedere, è qualcosa che spesso funziona con i bambini che hanno queste difficoltà. Guardate, la paura, allora, a questi bambini, a tutti i bambini, arrivano prima le emozioni e poi le parole. Le parole arrivano dopo. Prima arrivano le emozioni, le vostre emozioni. Arrivano le emozioni del compagno, le emozioni, l'aria che tira, no? Il clima emotivo. Ma arrivano in modo particolare l'emozione della persona che si sta occupando di voi. E nel momento in cui il bambino sente che avete paura di affrontare quella situazione o vi sente particolarmente incerti, che non sapete bene quello che dovete fare, quello è il momento in cui di solito si infila per alzare un po' il tiro e vedere fino a che punto può arrivare e quello che può succedere. Una domanda, una situazione del genere, quando il bambino per varie situazioni alza la posta, cioè ti capita una situazione in cui ti senti sfidato, sono situazioni in cui comunque ci rimangono 22, 23, 25 bambini che stanno facendo regolarmente una riunione, ok? Quindi hanno la loro attività. Quanto è utile placare la situazione, magari uscendo col bambino fuori dalla tana, ok? Cercando di calmare gli animi, oppure quanto è utile invece rimanere nel gruppo e cercare di calmare le acque insieme a tutti gli altri, magari. Poi provate a fare tutte e due. Esattamente, tutte e due. Che cosa funziona secondo te? Qual è la discriminante tra la sua e la... I casi sono diversi, mi vengono in mente un paio di casi. Il primo caso, se sta nel gruppo, si fomenta. Cioè, quindi si sente proprio il re della situazione, sa perfettamente che l'attenzione è tutta centrata su di lui, e più sta lì e più tu cerchi di contenerlo. Esatto, è il caso. Esatto, no, anche da che tipo di, sì, gruppo? Ci sono dei gruppi che fanno da platea, no? E che quindi amplificano quello che fa il bambino e magari sono pronti per, come dire, esatto, fare la cassa di risonanza, esatto, no? Per esagerare un po'. E altri gruppi che hanno una maggiore capacità di
autocontrollo, si autoregolano in qualche modo, sì. No? Quindi va definito questo. Esattamente. Per esempio. E c'è il bambino invece che uscito fuori si calma, oppure uscito fuori ti dice vabbè, vabbè basta, io non faccio più, faccio più cattivo, che poi ti dice, usa termini magari fuori luogo, ma io non... Quando vai fuori, Giulia, no? Di solito come lo imposti con il bambino? Dipende dalle situazioni, cioè adesso magari facciamoci un giro, vediamo cosa ci sta fuori, andiamo a vedere una scusa qualunque, andiamo a prendere l'acqua, piuttosto troviamogli un motivo, cioè non è che esco pur, cioè così tanto per uscire, mi faccio aiutare, magari può succedere, devo andare a prendere i tronchetti, dammi una mano, ok? Cioè la scusa la trovi. E su quella scusa poi... Poi certo, poi lavori, poi magari lo distrai, cioè, oppure cerchi di... portare... Che dite di questa modalità che vi sembra? La utilizzate? Quanti ne siete in colonia per poter uscire? Io devo essere sincera, non mi riferivo a una situazione avvenuta in colonia, è una situazione avvenuta di quando Rachela, me ne vengono in mente un paio, gestite due case differenti nello specifico, eravamo 4-5 capi, di cui uno era tendenzialmente destinato, esatto, sì. Lasciare il gruppo, esatto, infatti questo non lasciare il gruppo da solo, cioè era Rachela che usciva col bambino oppure anche entrambi i casi, io non ero Rachela, ero in branco una volta è successo che io ero Rachela, però c'era un altro capo destinato, quindi non comunque la tecnica era la stessa, infatti in questo sì. Cioè non è mai Rachela che esce, però esatto, sì, infatti, certo. Per il discorso che, oddio, anche se la situazione è particolarmente grave, però il bambino sente che è il branco che, diciamo, è in quel momento la principale attenzione dell'educatore. Lui è considerato di più perché c'è un vecchio uomo che esce con lui, però, ecco, e pensavo in contro la situazione, cioè, da una parte, lui si dice, ah, mi mandi... diciamo il capo secondario, diciamo allora che... io fomento ancora di più perché voglio Rachela, perché ci potrebbe anche essere certo, la reazione sì. Di questo tipo, capito? Però ecco, non lo so, a me non è capitato mai, per fortuna è capitato, vi racconto, cioè, brevemente, un bambino per un motivo assolutamente privo di senso si è messo a piangere mentre stava a fare il cerchio perché c'era una situazione col suo fazzolettone, ci siamo dati lo sguardo con mamma Rascia è andata da lui e noi altri abbiamo più o meno continuato. Questo tra l'altro è un bambino anche un po' agitato che viene richiamato spesso, quindi è stato giusto dare attenzione a questo momento di difficoltà che ci aveva, cioè non ignorarlo ma farci andare un capo mentre noi altri gestiamo. Diciamo che le sfumature sono sfumatura tra ignorarlo per esempio, no? O invece rispondere al bisogno, perché un bambino che piange nel cerchio probabilmente sta dicendo qualche cosa, no? E allora quando per esempio ignorare e quando invece raccogliere un bisogno, no? Io credo che si giochi tanto su questo, cioè quanto è difficile fare una valutazione ogni volta senza potersi preparare, ovviamente dovete fronteggiare ogni volta l'emergenza avendo un metodo e quindi gli strumenti che vi dà il metodo, ma avendo voi stessi soprattutto. Allora ogni volta secondo me è tanto importante entrare un po' in contatto emotivo con se stessi per cercare di sentire e non solo di capire con la testa che cosa in quel momento sta dicendo quel bambino. Questa è la parte, secondo me, più delicata di tutta questa situazione, no? Io, per esempio, credo che al di là diciamo dei professionisti che lavorano con i bambini, credo che gli adulti che sono con i bambini debbano avere tutti, adulti educatori intendo, devono avere tutti lo strumento del colloquio individuale.
Cioè, il colloquio individuale a volte riesce a alleggerire in un attimo una situazione critica. L'ho utilizzato questo strumento? E l'ho utilizzato in modo consapevole? Nel senso, avete una formazione rispetto a questo? No. Com'è il colloquio individuale magari si utilizza per determinati momenti dell'arco della vita di branco che permettono magari il confronto, la valuta, esatto, la scelta, esatto, il percorso da affrontare insieme al bambino per la crescita personale. Intendevo questo tipo di colloquio, no? Io intendevo proprio quella situazione lì, no? Di cui parlava Federico, Federico. no? Che c'è un bambino che sono 20 minuti che sta lì e che forse non va bene che sta lì per 20 minuti, no? E allora che c'è un adulto che si avvicina a sto bambino e che può entrare in contatto con questo bambino, iniziando a chiedere che succede. Ovviamente poi dopo c'è l'altro piano che è quello magari del capirsi con gli altri capi, no? Quindi non entrare in conflitto magari per un'interferenza, però una volta che certi aspetti sono condivisi, no? All'interno di quel gruppo, poi non è necessario dover ribadire ogni volta, no? Perché io credo che, cioè, per voi aiutarvi reciprocamente sia una cosa più importante, no? Fondamentale. Quindi magari condividere delle linee guida, dei principi prima per poi poterli applicare senza ogni volta rimettere tutto in discussione, no? Un bambino che è fuori, no? Non so nella mia vita quanti bambini fuori dalla porta ho visto, fuori dalla porta della scuola, no? No, questo ce n'è andato da solo, Questo ce n'è non andato per da quello solo, sopra, però capita anche a scuola che sì. qualcuno esce e non rientra e l'insegnante qualche volta manco se ne accorge, perché se c'è una classe di 28-29 bambini, a volte è anche difficile individuare il banco vuoto, no? Si era autoescluso in qualche modo, c'era qualcosa che l'aveva disturbato probabilmente, no? O voleva richiamare l'attenzione, così come ha fatto, perché in realtà poi ha permesso questa cosa a te di prenderlo, di riportarlo dentro, e poi non ha urlato e strepitato, dentro è rimasto. Quindi aveva soltanto, aveva un bisogno in quel momento. Andava a letto quel bisogno, perché è uscito un bambino? O perché un bambino ha cominciato a fare le battute, a fare lo spiritoso, a dare fastidio al compagno, no? Sta dicendo qualche cosa, o perché un bambino è completamente, perché poi questo è l'altro aspetto di cui parlavamo prima, no? Notiamo bene i bambini che sono in difficoltà, creandoci dei problemi, quindi dando fastidio, non permettendoci di andare avanti con l'attività, e qualche volta facciamo più fatica invece a focalizzarci su quei bambini che parlano poco, si assentano ogni tanto, nel senso staccano, e credo che di questi ve ne stiano capitando pure tanti, no? Cioè i bambini che è come se fossero Su un altro pianeta, passivi, un no? altro E pianeta. completamente distaccati, non per tutto il tempo, ma per spesso un lungo tempo, no? Ecco, allora l'intervento e lo strumento del colloquio individuale, che vuol dire azzardare, no? Perché è sempre un momento critico, però ognuno di voi poi può valutare quanto si può spingere rispetto a che cosa, rispetto all'esperienza che ha, rispetto a da quanto tempo conosce i bambini, no? A che tipo di relazione ha impostato, che permette poi di interrompere magari una situazione che può essere molto critica. Guardate, a volte un bambino basta portarlo fuori e dirgli: ma che ti succede? Che aprite un varco. Ed è un bambino che racconta. È un bambino che magari si mette a piangere, che magari dice pure una bugia in quel momento, no?
cioè che se ne inventa una ma non fa niente.